Oh, salve a tutti, bentornati a Behind the Marketing dopo l'ultimo video che è stato molto scalpore. Se volete ve lo lascio qui sotto per andarlo velo a vedere e capire come mai la gente si è incazzata così tanto. E scusate anche questa anteprima un po' della mia faccia nel video, un po' strana, ma sono qui per parlarvi del grandissimo potenziale che ha Twitter per i canali YouTube e per svelarvi qualche piccolo trucchetto nel caso non lo conosciate, o comunque magari è un trucchetto che uso io in una certa modalità, vedete voi se vi può tornare utile. Allora, prima cosa. In molti, perché ho deciso di fare questo video? Perché in molti, quando hanno visto il mio video su Leonardo De Carli, hanno notato questa cosa. Vedete, compare il mio Twitter. E cliccando sul mio Twitter si va a finire appunto sul mio Twitter. Ora, come vedete, c'è un redirect che attraversa il mio sito e finisce su Twitter. Eccolo qua, ci sta andando, ha carburato, perfetto. Ok. Prima di spiegarvi come si può fare questa cosa, molto utile secondo me, che tra l'altro potete mettere sia nella descrizione sia nelle annotazioni, quelli che compaiono quando si guarda un video da desktop, voglio spiegarvi un pochino come io personalmente sfrutto Twitter. Allora, per farvi vedere una cosa, sul mio primo canale, a differenza del secondo, dove il secondo social network che mi porta più visite è Google Plus, sul primo canale, come potete vedere, almeno per questo mese, il social che mi ha portato più visite è Twitter. Twitter, come vedete, 1500 minuti, 185 visualizzazioni, l'1,2% questo mese. Ancora non si aggiornano i dati del video su De Carli, che è quello che è stato più spinto su Twitter, quindi probabilmente le statistiche aumenteranno in questo senso. E io ritengo, 185 visite molto, 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 molto utili. Ricordiamoci sempre che però Twitter potrebbe anche succedere che qualcuno, siccome Twitter è un dispositivo che si utilizza da smartphone e non da desktop, principalmente si utilizza da smartphone, può anche essere che molti per non utilizzare la banda di 3G che hanno, i giga che hanno, guardino, vedono, oh guarda c'è questo video, poi tornano a casa e sul desktop se lo spulciano. Quindi ritengo Twitter che abbia un valore superiore alle statistiche che stiamo guardando, però questa ovviamente è soltanto una mia impressione. Ora, come lo uso io Twitter per farmi venire queste 185 visite? Che ricordiamolo, 185 visite su Twitter potrebbero corrispondere a, potrebbe esserci lì in mezzo chi ha dei blog molto seguiti, chi magari ha delle pagine Facebook, e vi dirò che non è una stupidaggine perché i ragazzi di Meetly Buzz molto spesso mi fanno degli articoli e li vedono su Twitter, vedete? Quindi poi da Meetly Buzz mi sono arrivate altre 71 visite. Insomma, si creano secondo me dei circoli di questo tipo, però poi valuterete voi se le mie considerazioni sono giuste o sbagliate. Ora, vi voglio suggerire una cosa. Per prima cosa, collegate il vostro account Twitter al vostro canale YouTube, fatelo. Io, come vedete, non ho messo la condivisione automatica quando compio un'azione. Io, sapendo che ormai i feed sono praticamente inutili, ora sì, non prima. Siccome ora i feed sono praticamente inutili, io collegando il mio canale YouTube a Twitter, quando voglio lasciare un like a un video che mi è piaciuto particolarmente, lo condivido sul mio Twitter. E lo faccio per due ragioni: perché questo possa far vedere alle persone che io seguo il video, ma anche alla persona che ha fatto il video che io l'ho apprezzata, perché può essere una gratificazione e può servire molto a lui e a me a creare networking, cioè delle relazioni, no? Sapete, spesso si ha l'impressione su YouTube che se uno ti critica è tuo nemico. Io ci tengo a far sapere che se anche ti ho criticato per un video, poi quando ne fai uno bello sono il primo ad apprezzarlo e a farlo vedere al mio pubblico. Così ho fatto per moltissime persone che voi ritenete mie nemiche, ad esempio la web series Are Dead, quando io l'ho condiviso un po' sul mio Facebook, un po' sul mio Twitter, Matioski si è detto sorpreso di questa condivisione. Se è una cosa mi piace, non vedo perché per un battibecco stupidino anche su cose futili io non debba farlo. Quindi è utile collegarlo l'account Twitter, perché in automatico tu condividendolo, che cosa fa la condivisione di Twitter se anche tu hai collegato l'account Twitter? È che quando c'è la condivisione, vedete, si finisce su Twitter e vedete, ti aggiunge in automatico la condivisione da YouTube il tuo name. Quindi tu sai chi ti ha condiviso e quindi puoi ringraziarli.
puoi dire grazie, puoi ritwittarlo al tuo pubblico perché magari arriva nei giorni successivi un like, tu un modo per rilanciare anche il video. Quindi io, se fossi in voi, lo collegherei il canale YouTube proprio per tener conto delle persone che fanno un passo in più rispetto a quelle che semplicemente guardano il video o lo commentano su YouTube. Sono persone che lo stanno facendo vedere ad altre persone. Io credo che in questo modo si possa tenere traccia, no? Anche creare dei contest, anche ringraziarli in un modo particolare. Quello che volete si può usare in mille modi. Spetta alla vostra fantasia e creatività utilizzarlo. Quindi l'altro trucco che vi voglio mostrare è questo. Allora, Behind the Marketing ha un hashtag come titolo, cioè non è Behind the Marketing in hashtag. Questo perché? Questo perché su Twitter, se il video viene condiviso su Twitter, cliccando Behind the Marketing si possono andare a recuperare tutti i Behind the Marketing e vedere discussioni che sono state fatte su questo hashtag, se magari se ne creassero. Ma soprattutto, questo trucco che cosa vuole insegnare? Vedete se hashtag Behind the Marketing? Se voi andate a vedere qui sul tubo, ora dovrei scendere molto indietro perché la mia timeline è monopolizzata dai video degli ultimi giorni, non da Behind the Marketing. Comunque, cosa succede? Che quando noi mettiamo un hashtag nel titolo e questo viene condiviso su Twitter, entra in automatico nell'hashtag. Allora, vedete qui, rassegnati. Mettiamo caso che io adesso questo mio video, invece di Behind the Marketing, ci metto l'hashtag rassegnati, Twitter ti serve. Io, se voi lo condivideste su Twitter, o tutti quelli che lo condividono su Twitter, in automatico mi farebbero finire all'interno della tendenza rassegnati, dove c'è un sacco di gente che sta twittando. Quindi il nostro video può diventare popolare, potrebbe finire qui, potrebbe finire tra i tweet popolari e prendersi alto pubblico. Quindi che cosa vi suggerisco di fare con questo hashtag nel titolo? Ci sono delle trasmissioni televisive che vanno molto forte, tra cui X Factor, Le Iene, Chi l'ha visto, Il Grande Fratello, eccetera. Se voi siete disegnatori, potreste sfruttare questa cosa, ad esempio, per fare il vostro disegno dove c'è una iena della trasmissione Le Iene, oppure una iena davvero, mettere Le Iene sono arrivate qui sul canale, una cosa del genere, adesso sto inventando. Che cosa succederà? Se ci sarà chi lo condividerà su Twitter, attraverso il like, attraverso la condivisione, quel vostro video finirà all'interno di un argomento super discusso. È un modo, secondo me, per andarsi a prendere un pubblico a trovarlo, perché la cosa più difficile oggi è battere la saturazione di YouTube. Io, onestamente, se sono arrivato a 40.000 iscritti, e lo sapete tutti che io non ho fatto montaggio, che ho fatto i video con una telecamera interna, è perché fondamentalmente ho capito moltissimo il mezzo, l'ho sfruttato al 100% anche studiandolo, e ho cercato di sfruttare al massimo tutte le cose che mi possono che avevo. Un cellulare e un computer. Il computer mi dà accesso ai social network. Vi assicuro che chi sa usare i social network, sapete sfruttarli, sapete idearci delle strategie sopra, potete arrivare a fare delle bombe atomiche. Quindi, questo dell'hashtag nel titolo è un suggerimento che io vi do, poi vedete voi. Ma ora passiamo a questo trucchetto che vi ho fatto vedere prima, cioè come poter creare un tasto interagibile per far finire le persone sul vostro Twitter, sul vostro Facebook. Innanzitutto io vi invito ad andare sul mio Twitter, iscrivetevi perché lì commento ogni tanto la politica, le trasmissioni televisive, eccetera. Ma adesso vi voglio spiegare come ci si arriva. Beh, ve lo farò comparire qui intorno al tasto, in modo che voi possiate cliccare e andare sul mio Twitter. Come si fa questa cosa, questa azione che avete appena compiuto, se l'avete compiuta o che vi ho fatto vedere prima qui? È molto semplice. Allora, semplice, ci ho messo un po'. Allora, vi dico una cosa, è quello che vi sto per dire, non credo che YouTube sia felicissima che noi lo facciamo, perché YouTube preferisce internalizzare tutto, non farci uscire fuori su altri social sharing, eccetera, eccetera. Quindi io ve lo faccio vedere, mi assumo personalmente per me stesso il rischio che magari un giorno YouTube si incazzi e dice tutti quelli che hanno il video collegato e che fanno sharing in questo modo, no? Che hanno tasti in questo modo, vengono cancellati. Io per me stesso rischio, ma vediamo, fate voi, insomma. Allora, prima di tutto dovete andare qui, in avanzate, nella sezione canale, avanzate.
Nella sezione canale avanzate collegate il vostro blog o sito. Io ho collegato il mio bloghetto Altervista che ho creato principalmente per questo, ogni tanto mi serve per altre cose. Eccolo qui, il mio bloghetto Altervista. Allora, nel mio blog Altervista, quindi io non so negli altri blog come funziona, ma sicuramente ci sono, ho messo un tool che si chiama Redirect. Ora ve lo faccio vedere. Allora. Redirection. Andiamoci, vediamo se ha intenzione di camminare il mio buon tools, ok. Redirection. Eccolo qua, io vedete, ho creato dei redirection sia per il mio Telegram, andateci perché è lì che davvero do le comunicazioni in esclusiva, le cose che non sa nessuno, le do 2 o 3 giorni prima, ok? Quindi qualcuno che è iscritto a Telegram sa anche, poi vi farò un video su come sfruttare Telegram perché lo sto sperimentando anche io, no? Allora vi faccio vedere, quindi Twitter, io ho creato il mio redirect a Twitter, il mio redirect a Facebook, eccetera, eccetera, semplicemente una volta che ce l'ho copio l'indirizzo, link. E lo vado a mettere all'interno delle schede. Vedi, aggiungi scheda. Link a un sito web approvato, in questo caso è il mio blog. Gli do il mio URL del redirect. Sac, avanti. Vabbè, magari già ho installato Twitter. Sac, crea scheda. Praticamente, quindi voi avrete nella vostra scheda il tasto di Twitter cliccabile che vi fa approdare a Twitter e questo lo potete fare anche per il vostro per le annotazioni, come vi dicevo. Una cosa figa, ma figa, figa, figa davvero. Immaginate una cosa, che io adesso vi dica: cani, volete vedere la grandezza del grandissimo dell'imello? Volete farla vedere agli altri? Benissimo, se volete far vedere agli altri la mia grandezza, per cortesia, cliccate qui sulla mia mano, cliccate qui sopra nella scheda, oppure cliccate qui in descrizione il link sottotitolato grandissimo e vedete cosa succede. Fatto? Bene, se l'avete fatto, probabilmente vi è comparsa una scheda che vi dice, che vi prepara a condividere su Twitter, non lo so se ho messo Twitter o ho messo Facebook, che penso che metterò Facebook per farvi un esempio un pochino diverso, dove c'è un testo con un link già bello e pronto. Questo perché lo sto facendo? Perché se vi chiedessi a voi di condividere un video, voi magari lo fareste come favore, ah, Deli è bravo, mi ha insegnato una cosa, bla bla bla, no? Però quando la condivisione è chiesta come favore e non è spontanea, spesso si perde la qualità della condivisione. Che vuol dire? Che voi magari non farete nemmeno un testo per condividere quel mio video, lo condividerete e basta, e non incuriosirà mai le persone. Mentre trovo di più grande valore non dirvelo e che ci sia qualcuno che lo trova così entusiasmante e così rivelatore questo video, che voi una volta condiviso dite: oh, incredibile, guardate Deli cosa ci ha insegnato. Allora, perché ho fatto io? Vi ho fatto cliccare quel tasto dove avete trovato quel testo con il link a questo video. In modo che, diciamo, è un tasto antipigrizia. Come si fa questa cosa fighissima? Questa cosa fighissima si fa così. C'è un sito che si chiama Link Generator, Share Link Generator, ve lo lascerò qui sotto, dove potete fare queste cose con Facebook, potete farlo con Twitter, potete farlo con quello che vi pare. Insomma, è una figata pazzesca. Ci sono altri siti come questo, come delle mail, bla bla bla. Una volta che l'avete fatto, mettiamo caso che io faccio a tutti, creo il link, lo genero, lo prendo, copia, vado su il tool di redirect come avevo insegnato, ok, metto questo, qui ci scrivo ciao a tutti, add redirection, vedete, lo copio. E magari poi ve lo lascio qui sotto per farvi vedere com'è andata. Quindi io trovo che queste piccole chicche possano tornarvi di un'utilità incredibile. E addirittura io e il buon Sansa dei Retro Players ci siamo inventati una cosa un giorno che stavamo giochicchiando col blog. Lui mi ha aiutato ad allestire il blog, quindi lo ringrazio. Iscrivetevi al canale dei Retro Players, ve lo lascerò qui sotto, qui comparirà in qualche scherzo. Sapete tutti, dicemmo: scusa, Deli mi fece vedere lui un canale YouTube dove praticamente potevi cliccare su un tasto e in automatico partiva la condivisione del video su Facebook.
Proprio come questo qui, guardate, questo. Per farvelo capire bene. Questo è un video, diciamo, di marketing formativo. Chi è interessato se lo seguirà tutto, quindi poco importa. Avete presente quando voi fate così? Bene. Ok. Fate così, perfetto. Se voi cliccate Facebook, ok. Vi compare questa schermata qui. Ok. Noi dici, proviamo a capire come si fa, come non si fa, come non si fa. Alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo preso questo. Copia. L'URL del... Ah, voi non lo vedete. Abbiamo preso questo. L'URL del video. Copia. L'abbiamo sfanculato. E come abbiamo fatto prima per quel trucchetto che vi abbiamo fatto vedere. C'è il redirect che possiamo fare. Ad esempio, mettiamo qua, sbrindoli. Sbrindoli come osi. Add redirection. Zac. Potete prendere questo e linkarlo nelle schede, quindi quando qualcuno andrà a cliccare ci sarà la condivisione sul tubo. Ora, molti mi hanno detto, Delli, ma dove nel video passato dove, che ho messo a pagamento il discorso behind the marketing? Tutti quelli che l'hanno comprato mi hanno ringraziato e fatto i complimenti, anche degli haters storici, quindi stiamo parlando di qualcuno che ha apprezzato il mio video nonostante non gli stessi simpatico. Ora, mi avete chiesto, Delli, ma tu che referenze hai per fare, per dire questo, per insegnare una cosa piuttosto che un'altra? Io non sto insegnando una cosa che ho studiato. Seppur mi sia messo su alcuni libri a guardare come si fa, ci ho passato del tempo qua sopra a capire come si usa, utilizzano gli strumenti. Io penso che questa cosa che vi ho appena spiegato non la troverete in nessun altro luogo del web. Io ho cercato e non c'è. Probabilmente in un'altra lingua ci sarà, in italiano non c'è niente. Io do un contributo in base alla mia esperienza. Se la mia esperienza risulta utile a qualcun altro, ne sono davvero felice e spero di farvi capire che comunque le cose ci sarà un motivo per il quale sono arrivato a 40.000 iscritti. Non ho perso tempo a imparare il montaggio e il Photoshop e altre cose che giustamente sono strumenti utili. Ho imparato a usare molto lo strumento YouTube. Quindi, siccome questo video lo voglio mettere perché è giusto così, totalmente gratis sul web, questa volta non sarò io a mettere il video in vendita. Sarete voi, il video è in vendita. Se siete però voi a scegliere il prezzo, io qui sotto vi lascerò il mio account PayPal e voi stabilirete il prezzo per quello che avete imparato. Se ritenete che la cosa che avete imparato sia utile, non sia presente in altri posti, eccetera, eccetera, insomma, date voi un valore a questo video. E vi dico una cosa, state cliccando sul tasto donazione, ma non è una vera e propria donazione. Qui diciamo che state comprando, scegliendo voi il prezzo un video. Io non chiedo donazioni. Ovviamente tutti i soldi che mi entrano da questo PayPal saranno dichiarati da me e dal mio commercialista, quindi io non ne vado nulla. Quindi un salutone a tutti voi e spero che vi sia stato utile questo video. Il prossimo però sarà a pagamento, ma spiegherò una cosa davvero davvero figa, cioè come monetizzare di più il canale YouTube e i nostri account social. Ciao da Delimello, alla prossima.